Ciao e bentornati su Dr. Makeup e al nostro consueto appuntamento dei prodotti terminati del mese. Un video in cui io vi mostro la carrellata dei prodotti che ho effettivamente utilizzato nell'arco del mese appena trascorso e da cui mi auguro sempre che possiate trarre qualche spunto utile e magari conoscere anche qualche cosa di nuovo. Iniziamo con due prodotti solari che sono quelli che ho via via terminato nel mese di settembre. Ve le cito comunque per quanto ormai la stagione estiva prettamente, anche se le temperature ancora sono un po' ballerine, ma la stagione estiva, diciamo, del mare quantomeno è tendenzialmente finita, ma vi dicevo, ve li cito comunque prima di tutto perché un solare uno se lo usa tranquillamente anche in montagna, seconda di poi perché ci sono anche i fortunati che se ne vanno in ferie al mare in posti esotici anche nel periodo invernale. Sto parlando quindi del latte solare SPF 50 di Essere e della crema solare vitamina C di Parentesi Bio. Il latte solare di Essere è, credo, uno dei miei preferiti utilizzati quest'estate. Ha una texture favolosa, molto leggera, molto fresca, veloce da stendere e non lascia residuo untuoso. Per quanto riguarda texture e nozioni in più, io vi lascio il link giù nel box informazioni, dove avevo raccolto appunto tutti i solari utilizzati quest'estate, quindi vedete anche qualche cosina in più di lui e anche di lui che è appunto l'SPF 50 di Parentesi Bio. Un formato che io trovo comodissimo dall'erogatore in pump e appunto compatto, ma di nuovo per quanto riguarda texture, profumazione e quant'altro, vi rimando al video girato già che trovate già sul canale relativo appunto a tutti i solari dell'estate 2023. Passiamo al reparto capelli. Ho terminato lo shampoo per cutis seborroica della linea Dom Solea Toscana, della linea 11. Io non ho tendenzialmente una cute grassa, ma al cambio di stagione io ho sempre un po' di difficoltà a gestire il mio cuoio capelluto, di conseguenza ho provato diverse soluzioni. Lui mi piace perché ha comunque una base lavante che, pur essendo ben lavante, non è assolutamente disseccante sul cuoio capelluto, ha una texture comunque cremosa che si sciacqua facilmente. Per quanto riguarda l'azione proprio seborregolatrice, non era quella che ricercavo io. Quella che ricercavo io in lui era l'azione prettamente antiforfora, antiprurito, soprattutto perché appunto al cambio di stagione io ho una desquamazione che propriamente forfora non è, però comunque antiestetica, fastidiosa e con un forte che mi genera un forte prurito, per cui io cercavo queste soluzioni in lui, dato che appunto tra le premesse prodotto c'è proprio una specificazione seboequilibrante ovviamente, ma anche appunto antiforfora e antiprurito. In questo devo dire estremamente piacevole, la cute appariva, la sentivo proprio bella pulita e comunque lenita e non che tirava, insomma. Quindi comunque un prodotto molto valido, voi sapete comunque che la linea 11 Domo Sole Toscana mi ha sempre dato grandissime soddisfazioni, a maggior ragione ora che alcuni dei prodotti che avevano profumazione aminoacidica un po' forte hanno cambiato appunto profumazione e quindi hanno anche un odore particolarmente piacevole e delicato. Terminato lo Scalp Scrub di Eterea, cioè uno scrub specifico per il cuoio capelluto, a me è piaciuto davvero molto. È piaciuto molto come texture perché ha un supporto cremoso giusto, non eccessivamente denso e un microgranulo di una buona dimensione per dare un effetto esfoliante percepibile, ma nello stesso tempo essere delicato sulla cute. Piacevolissima la sensazione di freschezza che rimaneva sul cuoio capelluto, non solo nel momento dell'applicazione, ma anche dopo il risciacquo. Io l'esfoliante sapete che è un prodotto che utilizzo tutto l'anno, cambio eventualmente la frequenza a seconda del periodo dell'anno, ma è un prodotto che consiglio di utilizzare a tutti quanti perché va proprio a liberare la cute dalle cellule morte, dagli eccessi di sebo e permettere quindi anche al bulbo pilifero di, passatemi il termine, respirare meglio e svolgere al meglio la sua attività. È un trattamento che io consiglio davvero a tutti quanti. Ho terminato anche le maschere in pacco effetto laminazione di Anarchia Bio. Io questa l'ho acquistata di proposito, incuriosita da questo concetto laminazione. La laminazione dei capelli è solitamente un trattamento di natura chimica che viene fatto dal parrucchiere e che va a ricoprire, diciamo, sigillare la lunghezza del capello per far sì che appunto diminuisca l'effetto crespo, si abbia una sensazione texturizzata sul capello e un maggiore effetto condizionante.
Chiaro che non pretendevo gli stessi effetti da un prodotto cosmetico, ma mi aveva molto incuriosito questa dicitura. La mask può essere utilizzata sia come impacco pre-shampoo che come maschera per lo styling da utilizzare appunto prima della piega. Avendo io un capello estremamente sottile, comunque non sono andata a fare l'applicazione prima dello styling perché stiamo parlando in ogni caso di un prodotto estremamente condizionante, arricchito in proteine. E sostanzialmente il mio capello non ne aveva bisogno. L'ho usata però con estremo piacere come impacco pre-shampoo. Tra l'altro, io che di solito non faccio mai impacchi pre-shampoo, l'ho fatta con costanza proprio perché mi piacevano molto gli effetti. Si applica su capello bagnato, radici, lunghezze e punte, si lascia in posa 40-50 minuti e si ottiene un bellissimo effetto corposo sul capello, un capello molto morbido, ben districato, molto lucente e molto profumato. La profumazione che ha, che io trovo estremamente piacevole, non è assolutamente invadente, ma permane anche il giorno dopo il lavaggio sui capelli. Per quanto riguarda l'azione nutriente districante, ci troviamo di fronte a un supporto in crema gel con all'interno una miscela proteica che appunto serve a dare la parte corposa al capello, aiutata anche da delle mucillagini e una componente oleosa nutriente, piuttosto ricca. Nonostante tutta questa ricchezza di formula, io ho trovato il prodotto estremamente veloce da risciacquare e soprattutto leggero anche su un capello sottile come il mio, dove si beneficiava dell'azione districante, ammorbidente, nutriente e lucidante, ma dove non lasciava assolutamente pesantezza. Quindi per me è stato un prodotto assolutamente promosso. Balsamo e maschera della linea Fabolay Mane Holy Roots, di cui io ho utilizzato anche lo shampoo, già terminato, lo vedete nel video precedente, e di cui sto utilizzando ancora l'olio per il cuoio capelluto. Avevo comprato un cofanetto di tutto il trattamento, appunto, su Sephora. Devo dirvi la verità, shampoo e balsamo non male, ma senza infamia e senza lode. La maschera buona, un buon effetto districante, comunque si sciacquava velocemente e lasciava una bella morbidezza sul capello. L'olio per il cuoio capelluto è quello che mi sta dando più soddisfazione in assoluto, ma ne parleremo quanto prima. Vi ho già fatto questo discorso nell'ultimo video dei prodotti terminati, appunto parlandovi dello shampoo, ma colgo l'occasione di queste altre due mini size che completavano il kit per farvi una menzione appunto d'onore per le mini taglie di un certo formato. Qui parliamo comunque di mini taglie da 50 ml, che è un formato consono per permetterti di utilizzare il prodotto non una volta sola, ma almeno due o tre volte, a volte anche di più a seconda della lunghezza e della tipologia dei capelli, e renderti conto effettivamente se il prodotto faccia al caso tuo o meno. Quindi io trovo questi cofanetti scoperta composti appunto da mini taglie sostanziose un ottimo modo per valutare se una linea, se un marchio possano fare al caso vostro e risolvere le vostre esigenze. Sempre capelli, ultimo prodotto che io devo dirvi non l'ho capito per niente. Fa parte di un kit di Shampora che io ho acquistato davvero tanti anni fa ormai. Shampora che cos'è? È un marchio che ti permette di fare un test, diciamo, dove descrivi i tuoi capelli e in base a quello ti crea una routine personalizzata partendo da creme base, formule base, funzionalizzandole a seconda di quelle che sono le tue esigenze. Io avevo fatto il mio kit perché ero incuriosita dal provarlo. Tra l'altro, la maschera in pacco mi piace tantissimo e l'ho già riacquistata più di una volta. Nel kit c'era questa Active Water, acqua attiva. Io non sono riuscita a capire come utilizzarla. Alla fine la utilizzavo vaporizzandola dopo lo shampoo a mo' di risciacquo acido, oppure se avevo bisogno di rinfrescare i capelli perché avevo fatto magari una piega un po' più strutturata, un momento di refresh. Ma ecco, cioè l'ho usata perché l'avevo, dovessi dirvi che ho notato una efficacia particolare o ho avuto benefici particolari, no. Probabilmente, ripeto, non solo non è il prodotto che ha fatto a caso mio, è un prodotto che io proprio non ho capito. Esistono anche queste tipologie, quindi se magari qualcuno di voi l'ha provata e mi dà delucidazioni in merito, io sarò felicissima di ricredermi. Passiamo al viso e a tutta la serie di mascherine.
Allora, io ho fatto le maschere viso in tessuto di Puro Bio, che devo dire io non trovo affatto male. Sono maschere mediamente ben imbibite di prodotto, non ne avanza molto nel sacchetto, quindi non è che si può fare come faccio altre volte, come ho fatto ad esempio con questa qui, che appunto il siero che rimane all'interno del sacchetto lo utilizzo nei giorni successivi. Quindi non hai il tempo di fare questo prolungamento del trattamento, però la maschera è comunque ben imbibita e ti permette di fare un buon trattamento nel momento in cui la tieni in posa. Esistono in diverse versioni e di ciascuna versione esistono tre declinazioni di profumo, di modo che ognuna possa scegliere quella che predilige particolarmente. Per questo mese io ho utilizzato sia Claire per pelle mista che Emily per pelle secca. Perché fondamentalmente? Perché io non ho più una pelle grassa, però ci sono periodi del mese, soprattutto noi donne, che ho bisogno di un pochino più di azione purificante, regolarizzatrice e quant'altro. Quindi di conseguenza fare magari una vera e propria maschera all'argilla mi diventa troppo, quantomeno farla con regolarità mensile, mentre con queste in tessuto mi trovo molto meglio. Alternativa a queste in tessuto, la mirata azione purificante, è per me meravigliosa la Ilmatar di Lace Beauty, che è a base di torba e a base di acqua corina, quindi ha un'azione seboequilibrante, ha un'azione purificante, ma anche un'azione lenitiva e idratante. Non secca mai troppo sul viso e permette di avere davvero una bellissima pelle morbida, levigata e effettivamente ben pulita dopo la sua applicazione. È rivenduta in queste capsuline in monodose, quindi una capsulina vale per tutta l'applicazione del viso. Io la trovo davvero eccezionale. Due parole in più anche su questa, ma vi devo dire che, ahimè, io non mi ricordo dove l'ho comprata. Potrei averla presa su Amazon, così come potrei averla presa su Look Fantastic. Non me lo ricordo minimamente. Se ritrovo poi il link, ve lo lascio poi giù in info box insieme ai link degli altri prodotti. Che cos'è questa? È una maschera illuminante e idratante a base di alfa idrossiacidi. Gli alfa idrossiacidi sono degli esfolianti blandi che aiutano appunto a sciogliere i legami fra le cellule morte superficiali, quindi favorirne l'eliminazione, quindi di conseguenza promuovere un incarnato più luminoso e più uniforme. Devo dire la verità, ne ho fatta una sola e quindi non vi posso parlare di trattamento. Probabilmente farne almeno una settimana per almeno 4 settimane, quindi almeno un ciclo di un mese di trattamento, permetterebbe di vedere risultati più evidenti. Posso però dire che già l'azione un po' di pizzicorino data dagli alfa idrossiacidi io l'ho avvertita con questa maschera e per me è una cosa degna di nota perché generalmente su di me gli alfa idrossiacidi non hanno nessun effetto. Io tutti questi gran pizzicori che lamenta la gente, io non sento mai nulla. Quindi evidentemente io ho una soglia di sopportazione all'alfa idrossiacido estremamente alta o semplicemente dipende molto dalla formulazione in cui sono inseriti. Con lei devo dire ho avuto un bellissimo risultato. Mi ricordassi dove l'ho presa, magari potrei provare anche a fare un trattamento un pochino più completo. Una maschera a cui non avrei dato granché e invece è diventata una delle mie preferite in assoluto. Sto parlando della Deja Blue di Essere. È una maschera per il contorno occhi che, se mi seguite, sapete che non è un prodotto che io utilizzo abitualmente all'interno della mia routine e di conseguenza non è un prodotto su cui ho mai voglia di investire troppo, né tantomeno di averne più di una, ecco, di scorta, diciamo. Questa qui invece inizialmente mi è stata inviata dall'azienda e l'ho amata profondamente. Io trovo che sia una maschera estremamente levigante, estremamente defaticante sul contorno occhi, nello stesso tempo anche dall'azione idratante, lenitiva e riempitiva sui segni di espressione. Meravigliosa quando si ha lo sguardo stanco perché si vede nettamente la differenza, ottimale prima di un evento perché distende proprio lo sguardo e facilita anche l'azione del trucco successiva, veramente valida da tenere sempre a disposizione. Tra l'altro, comodissima la composizione perché è fatta in bustine monodose. Una dose intera, una bustina intera sembra tanta, però io vi suggerisco di usarla comunque tutta, fare un bello strato abbondante non solo sotto ma anche sull'arco superiore e lasciarla in posa quei 15-20 minuti che viene consigliato.
Vedrete che avrete dei risultati davvero eccezionali. È una maschera che a me è piaciuta, come vi dicevo, moltissimo. Infatti, questa me l'aveva inviata l'azienda, ma io me la sono già ricomprata e l'ho inserita all'interno della mia routine di trattamenti integrativi. Terminata poi la lozione della linea Uva di Anthos, una linea che era uscita con un cofanetto bellissimo perché era fatta a forma di scatola di legno, come quella appunto del vino, essendo ispirata appunto all'uva, ed è una lozione da utilizzare un po' come una essence, quindi con all'interno un complesso peptidico, dell'acido ialuronico, dei fermentati, dell'estratto di uva, quindi un'azione antiossidante, protettiva, illuminante e reidratante. Io dico la verità, non sono più tanto abituata ad utilizzare le essence di per sé, per cui quando ho avuto il periodo in cui ero fanatica della skincare coreana, sì, mi facevo altro di 10 passaggi, anche di più, poi un po' è mancata la voglia, un po' è mancato il tempo, insomma sono tornata a routine skincare un pochino più semplici, di conseguenza non l'ho utilizzata come essence, ma l'ho utilizzata proprio come tonico. Molto piacevole, molto rinfrescante, molto dall'azione rimpolpante percepibile, un leggerissimo effetto tensore, ma tanto applicando poi subito dopo la crema non mi dava poi nessun fastidio. Torno un attimo sul comparto maschera perché ho terminato anche la maschera viso purificante di Phytorelax. Ecco, questa è un'altra tipologia di maschera purificante che io riesco ad utilizzare in questa fase della mia vita. Perché non è una maschera purificante ad argilla, è una maschera che mantiene un supporto estremamente cremoso, che non asciuga mai troppo sul viso e che non ha solo l'azione seboequilibrante e purificante, ma anche un'azione idratante e arricchita da un complesso multivitaminico, quindi un'azione protettiva antiossidante. È una maschera che si applica come tutte le tipologie di maschere su pelle ben detersa, si lascia in posa un quarto d'ora e lascia poi la pelle, devo dire, molto morbida, bella, compatta e luminosa. Se gli alfa idrossiacidi da soli non hanno un grande effetto su di me, vi parlo invece di quello che è a oggi il mio trattamento esfoliante viso preferito in assoluto e che è lo Scrub Henry di Parentesi Bio, che combina sia l'azione degli alfa idrossiacidi che l'azione di esfoliante enzimatico che l'azione di esfoliante meccanico, quindi ha una triplice funzione esfoliante dove la parte meccanica è data da un granellino estremamente sottile, quindi non graffia, permette di massaggiare insistendo magari sulle zone un pochino più difficoltose per la nostra pelle, ognuna le sue, io per esempio il mento, e poi si lascia in posa qualche minuto di modo che anche la parte enzimatica e di alfa-idrossiacidi vada a svolgere la sua azione esfoliante. A me piace tantissimo, un po' profumato come tutti i prodotti Parentesi Bio, ma non è poi un profumo che rimane molto sulla pelle, quindi lascia però invece una pelle molto luminosa, molto levigata, facilissimo da risciacquare, non lascia granellini residui, a me piace da matti. Caso strano, vi faccio vedere il mio ennesimo deodorante La Vera, caso strano perché io lo uso veramente da un sacco di tempo. Sempre usato con soddisfazione, alterno lui a quello col tappo rosa, ha sempre funzionato benissimo. Nell'ultimo mese e mezzo, come non metterlo? Cioè la mattina sì, ok, ma arrivavo a sera era come se io non avessi messo niente. Non so se ora a me parlare di assuefazione mi fa un po' sorridere che la pelle non si abitua a niente, chiaramente. Però magari ogni tanto cambiare. Cambiare non è male, per cui siccome l'ultimo mese e mezzo non mi ha soddisfatto, per un pochino lo sospenderò e lo sostituirò con qualche cos'altro, poi vediamo se riscocca l'amore o se semplicemente è un deodorante che non fa più al caso mio. Ma ne ho usate davvero tantissime confezioni, se andate a rivedere sotto tutti i miei video dei prodotti terminati, c'è l'elenco dei prodotti utilizzati con eventuali link per acquistarli se volete. Quindi se andate a rivedere quei video lì, vedete di quanti ne ho utilizzati e ho sempre detto, è un prodotto che funziona, mi trovo bene, lo trovo facilmente, quindi lo finisco, lo ricompro e continuo a usare lui. E fino al mese scorso è stato così. Nell'ultimo mese e mezzo io non so che cosa sta succedendo, però mettiamoci uno sbalzo ormonale, mettiamoci un cambio di stagione, non lo so, vedremo, per un pochino lo sospendo e poi vedremo appunto se riscocca l'amore o meno.
Terminato Anthos il burro menta, un prodotto che io trovo meraviglioso. È di fatto una vera e propria emulsione, una vera e propria crema, quindi sia con una componente acquosa che con una componente oleosa, in un formato spray. Quindi estremamente rapido da applicare, molto leggero, quindi anche chi non ama creme troppo corpose. E lo dico non solo per il periodo estivo, parlo anche del periodo invernale, perché io personalmente non amo mai le texture troppo ricche. Quindi per chi appunto ama queste texture più evanescenti, ma comunque ha bisogno di un nutrimento, una buona idratazione, troverà sicuramente nel burro menta un ottimo alleato. La profumazione appunto di menta fresca, ma che non fa effetto freddo sulla pelle, appena appena un po' fresco, ma assolutamente non fastidioso, arricchito appunto in avena e liquirizia ed una componente nutriente data da un mix di oli che lascia la pelle davvero molto morbida. Poi do per terminato il mio barattolino leva smalto di Sephora, non perché non sia più bagnata la spugnetta dentro, che cos'è? Un barattolino a tutti gli effetti con la spugnettina imbibita di solvente che io utilizzo per rimuovere lo smalto, lo trovo comodissimo e mi trovo veramente molto bene. Quando decido di cambiarlo, quando nel momento in cui tolgo lo smalto è tale il residuo dei precedenti smalti rimasto all'interno della spugnetta che ti lascia un po' di alone scuro. Sul dito, quindi è chiaro che a quel punto non è più il momento di, cioè non fa più efficacemente il suo lavoro e quindi di conseguenza è il momento di cambiarlo, però mi trovo estremamente bene. Vi parlo poi di una cosa che mi ha sconvolto perché io non ho memoria di aver mai finito un prodotto cosmetico di questa tipologia, nel senso che o lo regalavo prima che scadesse o semplicemente passava il suo tempo prima che io riuscissi a terminarlo. Ho terminato un correttore. Questo è il ristretto di neve nella colorazione light, che era la colorazione che io utilizzavo per illuminare e uniformare l'incarnato. Avevo anche già tolto il tappino qui, il sifter, quello che serve appunto a togliere l'eccesso dal pennellino. Per terminarlo appunto completamente, ho finito pure quello. Io sono molto soddisfatta, un po' stranita perché appunto non sono solita terminare un prodotto di questa categoria. E quindi è inutile che vi dica che mi sia piaciuto o meno perché mi pare evidente. È un prodotto che io trovo molto valido, molto concentrato, molto pigmentato, ne basta davvero poco. Quindi unendo questi discorsi al fatto che io comunque l'ho finito, vi lascio immaginare quanto io abbia apprezzato questa colorazione e questa tipologia di prodotto. Ho ancora la versione in medium, di cui ho già tolto anche lì il sifter di sicurezza, proprio per pescare bene il prodotto fino in fondo, perché anche lui sta per finire. Ultima cosa che vi cito e ultimo prodotto è un sample della linea Replica, si chiama Autumn Vibes ed è un profumo che è prettamente autunnale. Non vi do i dettagli del profumo perché parlare di Autumn Vibes mi dà il gancio per ricordarvi che sul canale da qualche mese a questa parte c'è un video dedicato a tutti i profumi che io utilizzo all'interno del mese trascorso. Sono di fatto gli appuntamenti dello Smell God It's Friday, che è una rubrica ideata da alcune mie colleghe, dove appunto si racconta un profumo a settimana. Io ho scelto di raccogliere questi racconti profumati all'interno di un video, di modo che così possa rimanere una libreria olfattiva divisa per mese, quindi divisa per stagione, da consultare al bisogno per chi abbia voglia di attingere da idee profumate, suggerimenti per le proprie fragranze, perché no, magari anche per i suoi futuri acquisti. Anche per questo mese, quindi, abbiamo terminato la nostra carrellata di prodotti. Io vi ringrazio come sempre per la compagnia e se vi va vi do appuntamento sul canale per il prossimo video.